altro artista che negli anni 70 è affascinato dall'Oriente e in particolare dall'India è Luigi Ontani. Attraverso il disegno, l'acquarello, la scultura, la fotografia e il video, Ontani rappresenta se stesso, nelle vesti di personaggi storici, allegorici, ma anche di divinità e santi di varie culture. Con ironia e spregiudicato narcisismo, Ontani recupera e profana iconografie religiose orientali e occidentali. La consapevole ambiguità della mia immagine mi permette di proiettarmi su un'idea dell'ange infidel, dell'angelo infedele. E quindi, nutrito di tutte le possibili letterature considerate decadenti, soprattutto la letteratura francese, che è quasi buffo ricordare, da Rimbaud a Huysmans, a Derébourg, che appunto parla dell'idea dell'ambiguità attraverso una dimensione mistica e quindi anche contraddittoria da parte mia, perché posso dichiarare che la mia fede nell'arte è accompagnata da una convinzione, in quanto io non credo assolutamente niente in fatto di religione, cioè l'ho percorsa, l'ho vissuta. In seguito ho considerato tutti gli elementi del sacrificio, del martirio dell'arte come elementi di ambiguità e di possibilità anche di proiezione dell'arte come vita. San Sebastiano è un'immagine postulata anche a livello d'Eros, l'idea dell'adolescente ad oltranza, bilico fra dionisiaco e apollineo, vive l'incanto della sua propria presenza, insomma ritorna all'idea del Narciso, no? Quindi questo percorso individualistico mi permette di lanciare delle chiavi di distrazione anche a chi ha la voglia di osservare quello che sto esprimendo. Il pensiero mistico mi ha sempre interessato molto, come tutto ciò che si avvale della religione, della superstizione. Sono immagini che si pongono fuori dal tempo. A me piace la temporalità, di non avere il peso della quotidianità. La religione è una forma di ispirazione o anche di esaltazione, che può essere anche dannosa e pericolosa se diventa un'ossessione collettiva, una manipolazione del pensiero mistico come lo è la magia. Ho passato molto tempo in Oriente, Bali in particolare è tuttora dominato dalla superstizione, c'è molto black magic. Per me questo è molto interessante, molto stimolante, ma non condizionante. Mi interessa capire, sapere perché certi comportamenti sono condotti da questi luoghi comuni. Di solito ci sono delle spiegazioni anche pratiche, molto semplici, no? Che sono basate sull'economia e lo spreco, o il gesto quotidiano che viene idealizzato o viceversa all'opposto sottovalutato e filtrato da delle regole di convivenza. Non faccio né uso né abuso di fede se non quella sull'arte, l'arte o la vita dell'arte o l'arte come vita.